Comincia il terzo quarto della gara che si sta disputando al Palasport di Via Angheria a Porto Sant'Elpidio. Con le coprienze Porto Sant'Elpidio sotto di 6 punti. Ma che sta giocando un'ottima partita sia in attacco che in difesa. Tiro di Buffini che sbaglia. Bonacini. Intercetta Diego Torresi, ma poi la palla va fuori. Possesso a Latina Basket. Bonacini penetra, scarico fuori per il numero 5, sbaglia, poi rimbalzo e altro possesso per Latina. Carriso per Bonacini che sbagliano, un altro canestro da 3. Covello, altro tiro da lontano, stavolta non lo mette. Bolzonella in post per il numero 21 Gagliardo, che cerca la via al canestro ma non la trova, ma riesce a prendere il rimbalzo. Carriso. Cinque secondi allo scadere. Infrazione di passi fischiata dall'arbitro. Ancora Porto Sant'Elpidio sotto di 6 punti. Il risultato ancora non si è sbloccato. Tiro di Diego Torresi. 2 punti. Meno 4 è colpi Piense. Pilotti da 2, no anzi da 3. Pilotti 3 punti. Realizza un'altra tripla. Torresi si fa soffiare palla da Pilotti che poi va a canestro. Bonacini 2 punti. Buffini pressato da Bolzonella, fuori per Torresi, tiro di Torresi, prende il primo ferro, rimbalzo, Covello va per tirare ma il numero 17 Latina contrasta il tiro commettendo fallo. Alla lunetta Riccardo Covello. Primo. 2 su 2 per Riccardo Covello. Carriso da 3. Realizza. Commette fallo Pilotti. Pilotti, terzo fallo.
Coviello tira all'indietro, non trova il canestro. Possesso Latina Basket. Pozzonella fuori per Carrizo, altra tripla di Carrizo. Fallo in attacco fischiato da Zavatta ad Anni Fabi, minuto per il Colpidense. Porta Sant'Elpidio che è partita bene in questo quarto ma si è bloccata e non riesce più a segnare. Invece la Latina Basket si sta portando a molti punti di vantaggio dalle Colpidense. Realizza piloti da tre. Piloti da punti. Ferroni per Boffini. Fatica un po' le Colpidense a tirare. Poi tiro all'ultimo secondo di Boffini da tre, che l'arbitro non dà valido. Rimessa laterale per Latina Basket. Bonaccini. Coviello che deve il pallone, non lo riesce a recuperare. Poi Ferroni che subisce fallo al numero 19, Carrizo. Cambio delle Colpidense, esce Torresi, entra Pozzetti. Coviello fermato da Gagliardo, poi Latina riparte. Carrizo aspetta che i suoi compagni si sistemano. Il
Pozzonella fuori per il numero 11 Pilotti, che segna un canestro da 2. Favi da 3 sbaglia. Bolzonella chiama il blocco, tiro, sbaglia. Fabi che trova dentro Coviello. 2 punti per Riccardo Coviello. Il punteggio è di 37-53 per la Latina Basket. Santelpidio sembra aver mollato. Palla 2 fischiata dall'arbitro. Il possesso è ancora di Latina. Cambio per entrambe le formazioni. Per le Copienze esce Fabi e entra Traini. Per Latina Basket entra Di Martini. Traini lo lasciano solo da 3 e realizza la tripla. Fallo di Riccardo Coviello. Sospensione chiamata da Gocciarelli. Santelpidio che era partito benissimo in questo terzo quarto, ma non è riuscito a tenere il ritmo di Latina Basket e non riesce, sembra che non riesce più a segnare. Forse il canestro di Traini ha sbloccato la squadra e ora riusciranno a giocare meglio. Martini, Carrizo dentro per Gagliardo, che sbaglia il tiro, recupero di Boffini, Traini chiama lo schema, Coviello boccato da Ferroni, poi ancora Traini. Traini perde la palla e poi commette fallo. Cambio per la Latina Basket. Esce Gagliardo e entra Tagliabue. Pilotti per Carrizo, T-
Traini. Latina che chiama in frazione i passi. Poi Coviello che sbaglia il passaggio. Olzonella che va al tiro e subisce fallo del numero 10 della Corpiglienze. Bolzonella alla lunetta. Bolzonella, appunto. Due su due per Bolzonella. Pronta la seconda alla fine del quarto. Coviello uno contro Tagliabue. Vince il confronto Coviello che subisce fallo. È pronto ad entrare Fabi al posto di Boffini. Intanto Coviello si prepara alla lunetta per tirare due tiri liberi. Realizza il primo. Due su due. Ancora 20 secondi da giocare. Pilotti da tre, neanche il ferro. Tre secondi alla fine. Coviello ancora da lontano, ci riprova, sbaglia. Il quarto si chiude con Sant'Elpidio che è sotto a Latina Basket 42 a 55.